rete, le esperienze Fulbright ci sono in Ateneo, sono esperienze importanti di studio, di ricerca negli Stati Uniti, all'estero, un programma che tra i più, diciamo, di successo e anche i più antichi al mondo, che vede, diciamo, l'utilizzo della cultura e della ricerca, diciamo, mezzi per poter integrare le diversità culturali sulle varie nazioni. Quindi la Federico II dà una nuova importanza a queste esperienze, e con l'idea di raccogliere coloro che hanno fatto le borse Fulbright come testimoni per dare la partecipazione dei nostri ricercatori, ma anche dei nostri studenti, a un programma che ha una qualità discussa ed è noto in tutto il mondo. Questo evento è molto importante per promuovere, espandere e migliorare le relazioni tra le persone italiane e americane. E una maniera per farlo è certamente attraverso International Educational Exchange. Istruzione, scambi culturali e attraverso il nostro programma si chiama Fulbright. Nel 1948, da quando è stata istituita la commissione italiana Fulbright, oltre centinaia di italiani sono recati presso università americane per studio, per ricerca, per insegnamento. E tra loro anche tantissimi docenti federiciani, i quali ora desiderano in un certo senso restituire, give back, un pochettino alla loro comunità accademica di riferimento, alla comunità federiciana, quanto hanno ricevuto da questa esperienza. E per questo è stata messa insieme questa rete dei Fulbrighters federiciani, Fulfred, che porrà in essere alcune attività a vantaggio dei giovani e delle giovani che desiderino intraprendere questo percorso di internazionalizzazione. Ad esempio, ci saranno dei Fulbright meetups, degli incontri informali che consisteranno nelle esposizioni delle borse messe a disposizione dal programma Fulbright, ma soprattutto dal racconto delle stories, delle esperienze dei borsisti federiciani che sono stati negli Stati Uniti. Ci sarà inoltre il mentoring, molto importante, quindi il confronto uno a uno tra l'aspirante borsista e quanti invece hanno usufruito di questo programma.